Torniamo in diretta. Sì, e allora abbiamo adesso il piacere di aprire questo segmento con altri due ospiti suddivisi. Diciamo, c'è un primo blocco, un secondo blocco e parleremo di due cose diverse, proprio completamente diverse, a partire dalla 33esima edizione del Festival Internazionale della Nuova Danza, ma che si allaccia al Breaking 8. Allora noi qui chi abbiamo? La direttrice di Breaking 8. Buongiorno a Cristiana Camba. Buongiorno Cristiana. Buongiorno a voi, grazie. Allora, qui si balla e abbiamo voglia di capire come il Breaking 8 e che cos'è il Breaking 8, poi ce l'hai già spiegato ma diamolo in trescattina, si unisce al Festival della Nuova Danza. Sì, sostanzialmente il Breaking 8 è un festival di videodanza che è nato 3 anni fa e non facciamo altro che proporre dei video in cui la danza e il video, quindi la danza, il movimento e la telecamera si sono sposati e hanno creato un prodotto artistico diverso dallo spettacolo e dal video in se stesso. In che senso? Perché così detta così magari uno rimane, ah bello, quindi la telecamera ballerà con il ballerino, che come... È possibile che in alcuni video ci sia anche questo effetto, nel senso che noi non chiediamo sempre una... Oppure chiediamo esattamente un video in cui ci sia la danza come elemento necessario. Può essere l'idea anche della danza o un oggetto che ci dà l'idea della danza, del movimento. Quindi da alcuni video si può desumere anche che la telecamera ha danzato magari con la persona che è stata ripresa mentre danzava. Ok, meraviglioso. E questo alla 33esima edizione del festival come va? Sì, questa è proprio la settimana del Breaking 8, perché noi il 15, 16 e 17 proponiamo i video di danza in abbinamento con 3 spettacoli che andranno in scena appunto da venerdì fino a domenica. Sono 3 spettacoli di 2 compagnie sarde e l'ultima è invece una compagnia nazionale che viene da Torino. Quindi prima il pubblico avrà l'opportunità di vedere i video di danza e poi lo spettacolo che seguirà. Il popolo che frequenta ovviamente saranno tutti ballerini o no? No, assolutamente sì, ovviamente i ballerini. Beh, loro sono anche interessati. Solitamente, certamente. Nelle grandi manifestazioni di danza c'è un bel nutrito pubblico di chi poi pratica, no? Certamente, perché ovviamente un danzatore, chi studia danza non può prescindere dal andare a vedere uno spettacolo, certo, di danza. Per attingere anche. Per attingere, sì, certo. Gli spettacoli poi possono piacere o non piacere, secondo me è comunque sempre un motivo di studio, un motivo di crescita, che sia in positivo o in negativo, non abbiamo preconcetti su questo punto di vista. Ma ci sono anche delle persone che sono semplicemente appassionate perché non sempre lo spettacolo di danza ha un target che delinea il danzatore o il futuro danzatore o chi ha voluto fare il danzatore, ma semplicemente una persona che è culturalmente interessata, perché la danza parla di tanto, a volte delle tematiche che sono molto attuali, come per esempio lo spettacolo che è andato in scena domenica scorsa della compagnia Lucido Sottile, ci raccontava della violenza di genere, tema attualissimo, tristemente molto attuale. Sia Michela che Tiziana le avremo ospiti. Io sono un po' all'antico, avevo visto in televisione, guardavo Giulietta e Romeo attraverso la danza, questo dramma shakespeariano. Quindi un musical ha visto lei? No, proprio danza, dove c'era uno che c'era? Il balletto. Okay. Ma siamo lì, c'è affinità. Noi ci occupiamo fondamentalmente di danza. Sì, assolutamente sì. Siamo sempre nel campo della danza. Esatto, campo della danza. Ci occupiamo di danza classico, contemporanea, nel senso che la danza contemporanea si distacca dal balletto classico, ma comunque è sempre danza. Diciamo che lui lo teniamo in naftalina, per quello che si rifà a questo tipo di ricordi. La differenza tra danza classica e danza contemporanea è che la danza classica è codificata, nel senso che ha un codice che bisogna assolutamente seguire, mentre la danza contemporanea dà una completa libertà al corpo e al movimento. Quindi ovviamente anche una libertà espressiva che la danza classica non può avere. Io adesso voglio capire, poi torneremo anche a dire dove, visto che non l'abbiamo ancora detto, se tu sei stata fuori dalla Sardegna per molto tempo, piuttosto che sei sarda totalmente, oppure non sei sarda, hai un cognome sardo. Perché io sono sardissima. Sei sardissima. Sono però, più un quarto però, toscana. Però il tuo slang, la tua parlata è di chi? O è stato molto fuori,
oppure ha fatto un corso di dizione. È la seconda che hai detto. Ah, ecco, perché, perché parli con una espressività e un linguaggio proprio foneticamente, le O, le E, le A, che non hanno niente a che fare con lo slang sardo. Quindi il secondo vuol dire hai fatto un corso di dizione, sì, ma per che cosa? Molto per, tempo fa. Per fare il mestiere della speaker, della conduttrice? No, assolutamente. O solo per personale piacere? No, no, assolutamente, per il teatro. Ah, ok. Ho avuto anch'io dei trascorsi, diciamo, chiude sulla scena. Infatti lì volevo arrivare, volevo conoscere un po' Cristiana Camba. Sì. Che cosa, tu hai fatto anche la ballerina? Sì, diciamo che mi sono affacciata al mondo della danza purtroppo molto, molto tardi. Ho scoperto prima il teatro da adolescente, ho iniziato ad interessarmi molto di teatro attraverso la frequentazione di vari corsi. E cosa ti ha portato poi a spostarti alla danza? Alla danza sono capitata, così mi ha folgorato un'esperienza e quindi avevo deciso di intraprendere questa nuova strada e poi alla fine ho conosciuto Paola Leoni, che è stata una grandissima donna della danza in Italia e in Sardegna. È lei che ha fondato il festival 33 anni fa. Ci tenevo a sottolineare che è uno dei festival di danza più longevi in Italia. Per fare un esempio, quest'anno Roma Europa, che è uno dei più grandi in Italia, compie 30 anni, quindi il festival Nuova Siamo Danza di Cagliari è più avanti di 3 anni. È un bel traguardo e anche un bel orgoglio per chi sicuramente ci ha lavorato tanto e chi continua a lavorare. Sì, questo è il mio 18° festival. Vabbè, allora sei diventata maggiorenne quest'anno. Sì, quest'anno sì. Con il festival. Per chiudere, non abbiamo detto dove e quando, così almeno diamo un po' di indicazioni. Sì. Allora, ci trovate all'Auditorium Comunale in Piazza Dettori ogni weekend. Iniziamo dal giovedì pomeriggio alle 18 con uno spettacolo per i ragazzi, sì, perché diamo spazio ovviamente anche al piccolo pubblico, importantissimo, perché sì, è il pubblico di domani. È il futuro. E poi venerdì, sabato e domenica ci dedichiamo agli spettacoli serali alle 21 per un pubblico adulto. Un po' più adulto. Fai complimenti a chi ti ha fatto il corso di dizione perché lo ha fatto bene. Bene, molto bene. Anzi, scusami, avrei dovuto dire perché l'ho fatto bene, perché la E nella dizione è un po' più aperta, poi io la tiro dalla mia parte che è un po' più da ormai non più lombardo totalmente, perché è ovvio che dopo 17 anni quasi che vivo in Sardegna, la parte sarda del goder di questa meravigliosa terra esiste tutta. Quando uno mi dice però non hai preso l'accento sardo, è perché è complicato. Non no, perché gli uomini lo prendono meno delle donne, sono meno influenzabili. Sì, può essere anche questo, non lo so. Però vero anche che in effetti quello che hai detto può essere anche vero, perché io ricordo nel 97 venni a fare una stagione, l'ultima, da animatore a Capoboi. C'era una ragazza che si chiamava Lisa, di era di Torino, arrivò, parlava proprio torinese. Pronto, come va? Tutto bene? Sei a posto? Sì, siamo a posto. Allora è andata via, la chiamavano Lisa Puddu, perché lavorava non nell'animazione ma a contatto con i camerieri e tutto lo staff dell'albergo, che erano tutti sardi. Quindi è andata via parlando proprio, cioè veramente non ci posso credere, ma giuro, questa roba qua. Quindi l'ha chiamata Lisa Puddu. Però secondo me la difficoltà nello slang è proprio prendere la forma al contrario rispetto a quella che magari tu hai di partenza. Cioè, laddove il sardo dice sole, io dico sole, quindi io tendo a stringere. Laddove il sardo dice soldi, io dico soldi. Quindi è solo quello, ma poi bello, ognuno deve avere il proprio di slang. Certo, tu però hai fatto un corso. Lo slang cagliaritano è bellissimo, è sardo. Io adoro tutte le lingue della Sardegna, sì, perché io ho una moglie di Nuoro e quando vado a Nuoro adoro sentir parlare il nuorese. In gallura è bellissimo e romantico il gallurese, poi vabbè il catalano della zona di Alghero e quant'altro. La Sardegna è bella tutta e le lingue sono non una vergogna, una ricchezza. Cioè, e io non dico dialetto, dico lingua, identità, perché non è una tradizione. Certo. Grazie a Cristiana Camba, 33esima edizione del Festival Internazionale Nuova Danza, e ovviamente all'interno anche il Breaking Eight. A presto. Grazie mille, ciao, arrivederci, ciao.